parla la prima giusta di pace. E anche in retorica, perché questa domanda? Perché ovviamente in un recente saggio, Piccoli Vicchi appunto si pone in un'ottica completamente diversa anche rispetto a quella che aveva ipotizzato nel 2002, cioè a dire che l'insegnamento di Ancon non è una, ormai penso questo sia chiarissimo, una rifondazione, perché insomma ormai una cosa sicuramente stasera in questa tavola rotonda è stata assodata, che parafrasando Garandini, Ancona nasce prima di Ancona e quindi e prima che i Siracusani arrivassero, ovviamente, e tantissime, molto suggestive tutte le varie informazioni, tutte le varie ipotesi che si sono avvicendate finora. Secondo quest'ultima interpretazione del Colivicchi, che ritengo sia lo studioso che in assoluto abbia vagliato con maggiore profondità, con maggiore attenzione tutto il materiale ellenistico disponibile fino a che lui ha potuto lavorarci, nel senso che è rimasta fuori dalla sua analisi purtroppo tutta la parte delle tombe scavate dal dottor Gabriele Baldelli, cioè le tombe ellenistiche che provengono e che sono state ritrovate nell'area di Darei, nell'ex caverna di Darei. Però tutte le tombe che lui ha studiato, tutti i corredi funerari che lui ha studiato, che hanno dato una mole straordinaria di informazioni e di indicazioni, parlavano di una comunità che aveva fortissimi legami con l'Oriente, con la Grecia, con l'ambito dello, a partire soprattutto dalla fine del III secolo a.C. e fino praticamente alla metà, seconda metà del primo secolo a.C., quindi un lasso di tempo lunghissimo. E andando avanti, in questa ultima analisi però lo studioso ritorna un po' sulle prime ipotesi che aveva fatto, che aveva anche espresso nel volume pubblicato nel 2002, e sostiene che probabilmente insomma, questa comunità di greco non ha molto, in quanto a etnos, che i greci di Ancona in realtà non sono una comunità veramente dorica o insomma, comunque etnicamente greca, come prima diceva anche il professor Paci, ricordava anche il professor Paci. Tuttavia io lascio il punto interrogativo, perché sinceramente, come ha già detto il professore, anche a me questa interpretazione ha lasciato piuttosto perplessa, e perché ho avuto tra l'altro modo non solo di studiare in occasione dell'allestimento della prima sala su Ancona ellenistica, ho avuto occasione di studiare, di rivedere, anche di toccare con mano questi materiali già pubblicati da Colivicchi, altri studi di altri studiosi che nel tempo si sono succeduti e hanno aperto anche nuovi spiragli, e poi ho avuto l'occasione anche di valutare poter aprire la seconda sala, sempre dedicata ad Ancona, l'età ellenistica e poi fino all'età imperiale, ho avuto occasione di vedere anche tutti i materiali splendidi che erano stati selezionati dal dottor De Marinis per questa seconda sala e che provengono dagli scavi dell'ex caserma Villa Rei, condotti appunto dal dottor Baldelli. Ed effettivamente vi propongo alcune idee. Questi sono materiali che vengono ancora dalle necropoli di Corso Matteotti, questa è una corona d'oro, avevamo intitolato la mostra, forse qualcuno di voi lo ricorda, Ori, Argenti e Avori, perché tra l'altro sono tombe di una ricchezza straordinaria, quindi non stiamo parlando dei cittadini dell'Ancona di terzo secolo a.C., del secondo secolo a.C., dei cittadini comuni, stiamo parlando dell'elite di questa città, cioè di coloro che avevano un grande risalto.
come corredi denunciano, e qui addirittura abbiamo una corona funeraria in oro. È interessante notare, vi propongo una tra le molte suggestioni che potrei proporre, questa è una corona che si trova al Museo di Cumenza, perché appunto in questa fascia dell'Adriatico orientale e ancora greca ci sono oggetti che ricorrono anche nel nostro museo. Così mi sono un po' divertita a sottoporre questi pallati, che sono interessanti, credo. Questa è la collana d'oro di uno dei corredi, lo stesso che è il Corso Amendola, e questa è una collana praticamente identica, sempre esposta al Museo di Cumenza. Questi sono materiali che provengono dalla Disprozia, una parte dell'Epiro, e in particolare dalla necropoli di Dino Castro, che è vicina al mare e all'Indonato. Questi sono due orecchini, le oreficerie e gli argenti di queste tombe sono veramente straordinari, e questo orecchino, scusate, è un orecchino che proviene sempre dalla stessa necropoli di Dino Castro. E poi vi ho ingrandito tantissimo questo pendente, che è un piccolo gallo, che era sicuramente un pendente dell'orecchino, che viene invece dalla necropoli di Villarei. Di straordinaria fattura, pensate che è microscopico, credo che sia inferiore al centimetro, e questi elementi in oro sono, in particolare la cresta, l'occhio, i margini e il becco, sono ottenuti da un'unica lamina, quindi è minuscola. Quindi si tratta di un artigianato, potremmo dire, artistico, raffinatissimo, di eccezionale fattura. E il corpo naturalmente è una pallina di pasta vitrea. E questi orecchini, che vengono da un'altra tomba sempre esposta, che sarà esposta nella nuova sezione, e provengono da una delle tombe di Villarei, hanno anch'essi nella fattura, no, la protoma è diversa, però questa è un altro, purtroppo il muso, che è sempre a testa di bovide e quindi di animale, si è staccato. Scusate, sono delle foto di lavoro, sono le foto con cui stavo cominciando a lavorare, a stirare questi materiali. Vedete che hanno degli agganci, dei confronti strettissimi con questi materiali che sono stati rinvenuti in Epiro, però vi dico subito che non sono iodi naturalmente, l'ascendenza è quella di iodi, ho trovato dei confronti molto stringenti con l'oreficeria rodia, perché poi è in quell'ambito, l'ambito che parlava prima il professor Paci, il Egeo, a cui si attingono questi materiali. In particolare questa è una bellissima ametista con una rappresentazione di Achille e Cesilea, secondo uno schema iconografico diffuso appunto in Egeo, e in particolare il bellissimo studio di Maria Elisa Micheli ha chiarito come, vedete, questo è una delle 10 impronte provenienti dalla casa dei Sicili di Delo, con l'impronta di una gemma con Achille e Tesilea, e vedete che lo schema iconografico è del tutto analogo a quello sulla gemma sull'incisione della gemma in ametista con etana, e vedete la ricostruzione dell'archetipo scultoreo, forse più o meno, a cui questa incisione Delia si ispira. E poi altra classe di materiali che sicuramente hanno un'ascendenza orientale, egea, sono gli argenti, che sono anch'essi di fattura straordinaria e molto raffinati. Li troviamo nelle tombe sia della necropoli di Villarei che degli altri. Qui vedete una spatola che serviva per estrarre il profumo di un guentari, e vedete
cosa, e qui mi ricollego al discorso del professor Paci, perché il professor Paci mi ha insegnato, prima, quando ancora ero una studentessa, mi ha insegnato che gli archeologi si affidano sempre molto agli oggetti, ma poi bisogna vedere che lingua si parlava, e parlano greco, perché greco. Quindi anche le incisioni, non tutte, però molte di queste incisioni che sono, si riferiscono, tra l'altro non sono state nemmeno mai studiate, anche quelle pubblicate da Polivicchi in realtà non sono state approfondite come studio proprio dal punto di vista epigrafico, squisitamente epigrafico, sono delle incisioni che sono spesso in lingua greca. E quindi, per esempio, rispetto agli argenti anche napoletani, con cui a volte, da un punto di vista delle forme, delle morfologie, insomma, degli oggetti, possiamo trovare le analogie, però vediamo che c'è questa differenza nelle incisioni. E questo è un particolarissimo ago crinale che in parte è ago, in parte, quindi in parte spillone, in parte pettine, molto particolare a confronto solamente con un altro ago crinale simile in India. E questa tomba, questi materiali vengono dalla tomba 409, sempre di Indarei. Questo piatto, che non c'è quasi mai, con i Libicchi lo rileva nel suo lavoro, non c'è quasi mai nelle tombe napoletane, che hanno molti servizi votori, ma quasi mai hanno ciotole, scodelle, piatti. In questo caso la tomba aveva questo piatto, la tomba del secondo quarto del primo secolo a.C., l'abbiamo studiata con la collega Augusta Pasqualini. Sotto questo piatto c'è un'iscrizione che recita così: Bibota, a mano libera, tra l'altro. E non abbiamo, naturalmente, non sono un epigrafista, non sappiamo né che lingua sia scritta a questo punto, e né tantomeno il significato, se ci sia, prego. Le lettere, perché Bibota, la Veda e la T, siccome è scritta a mano libera e non è, non sono lettere, è un corsivo in pratica, sì, bisognerebbe che qualche epigrafista la controllasse. Non ce l'ho qui anche perché è difficilissima da fotografare, dal momento che è un'incisione leggerissima sul fondo del piatto. E poi gli avori, o meglio gli ossi, perché questi sono letti funerari rivestiti in osso, che sono stati questi studiati in maniera molto attenta e approfondita da Polivicchi, il quale, come si diceva prima, ha segnalato, come diceva prima anche il dottor Landolfi, ha segnalato questa forte importanza, questo forte collegamento che c'è con il culto di Dioniso, e che nelle tombe ancoletane è attestato sia per quello che riguarda i defunti maschili, sia per quello che riguarda i defunti femminili, e che forse appunto anche in questo caso rimanda a un sentimento religioso di tipo che insomma è diffuso in Grecia e che si radica ad Ancona ancora nel secondo secolo, nel primo anticristo. E qui vedete vari altri elementi che appartengono alle teste funerali, queste sono le teste famose di Eracle con la barba e senza barba, nello stesso letto a indicare il percorso di redenzione che lo porta poi a superare la morte, quindi c'è sempre una valenza funeraria molto forte. Ovviamente, poi un altro dato molto interessante è la presenza dei calamai, che sono in bronzo, come in questo caso, ce n'è anche un altro in bronzo, questo viene dalla tomba probabilmente maschile, però ce n'è un altro, la stessa da cui viene quella gemma con l'incisione Achille Fentesilea, però ce n'è un altro, una tomba femminile, e diversi sono i calamai nelle tombe femminili. Trovo che questo elemento sia particolarmente interessante. Tanto più perché, parlando qualche tempo fa con il professor Fedeli, insieme all'anatomista dell'Università di Bari, che ha una conferenza, diceva che nel mondo latino, nel mondo romano, la figura femminile, la donna, è sicuramente un
parla delle lettere insomma, di dedicarsi a questo tipo di attività. Invece è interessante notare che nelle tombe di queste signore ancolitane molto ricche, molto facoltose, che sfoggiano delle parure straordinarie, poi invece troviamo questi calamai. A volte, anche in questo caso, addirittura c'erano tre stili, per cui insomma, volendo in qualche modo segnalare l'importanza per la che aveva per la defunta questa presenza nel Correno. E poi altri oggetti provenienti ovviamente dall'ambito medio orientale, come i vetri, questo meraviglioso bande d'oro, le coppe di pietra mosaico, questo recipiente di faience che è probabilmente di provenienza egizia, alessandrina, e lo stesso per questa Lagnos, che poi ha una forma molto interessante, quella della Lagnos, questo recipiente con il collo lungo e stretto, molto, molto alto, che ricorre non solo in faianza, ma anche in questa ceramica molto interessante, cosiddetta, qualcuno la chiama a vernice rossa o con la vernice corallina, insomma, qualcuno la ritiene una presigillata, altri la ritengono forse una sigillata orientale A. Ed è una classe ceramica che Alancone spesso ribadita in questa forma particolarissima che sarà approfondire. Un altro elemento molto particolare è questa lucerna su alto piede, per la quale ho trovato confronti sia nella stessa necropoli anconetana, sia poi però in Grecia, perché ad Atene stessa, perché poi in altri ambiti limitrofi, ma anche in Italia, nella stessa Taranto, non sono attestate, sono lucerne a vernice nera su alto piede che hanno dei confronti esclusivamente orientali. E questa è la Bisseda di Nocastro e questa è la Bisseda Ancona, però questa è una piccola scatola in osso che si trova molto frequentemente anche a Taranto, ad esempio, o nell'Italia meridionale e in altri correnti. Ecco, questo è l'Agnos di cui vi parlavo prima, sia per forma che per questa vernice particolare. In genere l'Agnos è bianca, sciampata, e ha queste decorazioni vegetali alle piedi del collo che sono a vernice scura, e in questo caso invece abbiamo questo colore rosso che costituisce quasi un enigma. Anche questo è un oggetto particolarissimo, è un piccolo cantalos che viene definito in Grecia, ed è quello che l'ha analizzato, in inglese torn cantalos, cioè cantalos con le spine, che sembra un po' il sugo, insomma. Ed è un cantalos che è stato ritrovato ad Atene, un pezzettino minuscolo a Corinto, a Istria, e anche questo in Epiro, e lo troviamo solo in questo versante, ma non io in Italia non ho trovato nessun confronto in altre realtà ellenistiche, né nell'Italia meridionale né tantomeno nell'Italia centrale. Queste sono alcune di questi confronti che vi citavo. È interessante questo fatto, cioè che prima in fondo diceva anche il dottor Landolfi, cioè nell'entroterra marchigiana, nei dintorni di Ancona, questi oggetti non filtrano, li ritroviamo qui e ci rimandano sempre, costantemente, ad un ambito egeo, ad un ambito greco, ad un ambito epirota, probabilmente quindi ad un ambito forse anche se conoscessimo un po' meglio quella, appunto, la bibliografia anche del croata o della comunque transalpiatica e la stessa bibliografia istriana, forse troveremo dei confronti, ma nell'ambito marchigiano e anche allargandolo all'ambito italiano meridionale non ci sono questo tipo di materiali. Famosissima la presenza di queste sfingi che hanno trovano confronti, queste sì, veramente in Istria, ho visitato musei e quelle
lezioni istriane ne ho viste veramente molte, e anche poi a Tino, nel Veneto, e poi parliamo di una penetrazione di queste di questa tipologia fine d'Europa centrale. La provenienza penso sia anche per questa comunque orientale. E poi ovviamente la conclusione spetta da tirare spetta a queste stele funerarie, che sono stele che richiamano l'ambito d'Eco, in particolare queste con la parte superiore che si conclude è conclusa da un arco e che hanno le iscrizioni in greco, quindi ancora una volta la lingua che si vuole, a cui si vuole dare grande risalto, appunto, probabilmente anche l'arabo, sicuramente all'etnia, che è appunto la lingua greca. La cosa interessante è sì la provenienza di alcune di queste e il fatto che siano state scolpite in marmo d'Elio, ma a me sembra ancora più interessante il fatto che un paio di queste epigrafi con la stessa di queste stelle funerarie, con le stesse epigrafi scritte in greco e con la stessa iconografia che è Delia e in qualche caso anche migrasiatica, siano state realizzate in calcare locale, che significa che c'erano sicuramente le officine locali, quindi sono sicuramente degli oggetti realizzati qui per una committenza che era ben consapevole del messaggio che stava